Benvenuti in un nuovo video di Wine Food Rec. Oggi andremo a degustare un vino rosso prodotto in Sardegna. Questo è un Cannonau realizzato dalla cantina Selle Mosca, ma andiamo a vedere tutti i dettagli durante il nostro test. Il Cannonau è il vitigno più diffuso in Sardegna. La sua coltivazione è infatti distribuita in modo omogeneo sull'intero territorio dell'isola. Fino a poco tempo fa si riteneva che fosse stato importato dalla Spagna nel XV secolo, ma la teoria fu smentita dal ritrovamento di testimonianze ben più antiche della presenza del vitigno sull'isola. Il Cannonau è stato poi molto probabilmente importato in Francia e nelle zone limitrofe, dove prende il nome di Grenache. A un primo colpo d'occhio, la bottiglia del Cannonau DOC 2018 Selle Mosca appare semplice, lineare e pulita, con un'etichetta molto essenziale. Nella parte posteriore troviamo il codice QR che rimanda ai canali social dell'azienda. Adesso passiamo all'analisi organolettica di questo Cannonau. Al momento dell'apertura troviamo subito sotto la capsula di colore rosso un tappo di tipo tecnico, cioè formato da due dischi di sughero monopezzo e da una parte centrale in agglomerato. Non abbiamo trovato alcun tipo di perdita o difetto nel tappo. Una volta versato nel bicchiere si può apprezzare il rosso rubino intenso tipico del Cannonau, reso vivo dal caldo sole della Sardegna. Dopo una lieve rotazione nel bicchiere notiamo come il vino abbia una densità elevata e un colore correttamente evoluto. Il colore, anche se molto intenso, lascia comunque trasparire qualche raggio di luce. A naso il bouquet è ampio, l'intensità aromatica è decisa, con una netta nota alcolica. Gli aromi spaziano da sentori di erbe aromatiche della macchia mediterranea, come lavanda e rosmarino, a frutti rossi molto maturi. Accompagnano questi sentori anche delle note speziate di tabacco e pellame, con una nota di affumicatura. Ricordiamo che questo vino viene parzialmente affinato in botti di rovere. Infine in bocca notiamo la sua struttura solida ed omogenea, con una presenza di tannini adeguatamente ruvidi, con una buona persistenza al palato. Anche a livello gustativo il vino si presenta intenso, caldo, con una modesta acidità. Abbiamo visto le caratteristiche di questo vino rosso. Possiamo abbinarlo tranquillamente con piatti di carne di maiale o comunque piatti particolarmente saporiti. Mi raccomando, seguiteci sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Alla prossima recensione. Ciao!